Direi che possiamo iniziare, intanto che gli ultimi magari si connettono. Io mi presento, sono Francesca Carnevali del Laboratorio Aperto di Modena. E il Laboratorio Aperto di Modena è situato nell'ex centrale AEM in Viale Buonpastore 43. Siamo un luogo aperto al pubblico e quindi se non siete ancora passati a trovarci siete i benvenuti. E il Laboratorio Aperto è un progetto della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Modena. È nato grazie al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, che ha permesso di creare appunto questa rete di laboratori aperti dell'Emilia-Romagna nelle 10 città principali della regione, e Modena è una di queste. Il laboratorio è un luogo di collaborazione, innovazione e di scambio di conoscenza e di integrazione e inclusione sociale e digitale. Questo ciclo di webinar si colloca tra le attività formative che proponiamo appunto alla cittadinanza e in questo momento online anche a tutti coloro che vogliono partecipare, e la formazione insieme agli eventi, workshop e alla progettazione di soluzioni innovative e tecnologiche per la fruizione della cultura sono un po' i pilastri del progetto del laboratorio. E questo ciclo si chiama Strumenti Digitali ed è realizzato in collaborazione con l'associazione Digital Dreamers, che da 3 anni ormai su Modena organizza corsi di formazioni sul coding, la stampa 3D, il making, e lavora molto con gli istituti appunto di Modena e provincia. E anche in collaborazione con la palestra digitale del Comune di Modena, Make It Modena. E io lascio la parola al relatore, che questa sera è Alessandro Freduzzi. Alessandro ha studiato filosofia in Inghilterra e a Bologna, poi ha scelto di cambiare rotta, diciamo, e ha intrapreso un percorso per diventare un tecnico informatico specializzato, e grazie anche al ITS FITSIC, che è una delle realtà con cui anche noi del Laboratorio Aperto di Modena collaboriamo. E dopo appunto questa specializzazione si è unito all'associazione Digital Dreamers e quindi oggi ci parlerà di educazione all'informazione e fake news. Io vi ringrazio nuovamente a tutti, lascio la parola ad Alessandro e buona visione. Ok, buongiorno a tutte e a tutti. Questa presentazione sarà divisa in grosso modo in due parti, quindi a metà ci sarà l'occasione di fare alcune domande e poi riprenderemo nella seconda metà, che sarà un pochino più, passatemi il termine, teorica, per fare, e alla fine ci sarà spazio per altre domande nel caso non si è riuscito a rispondere a tutte. Quindi oggi parliamo delle fake news e cominciamo subito dalla domanda più semplice, più basilare, cioè che cosa sono le fake news? Il termine fake news esiste da sempre in lingua inglese, ma è stato reso popolare da Donald Trump nel 2016 ed è così che è arrivato anche poi in Italia. Lui lo usa per criticare notizie che gli sono avverse, anche se di solito queste notizie spesso sono vere. Ma al di là di questo, fake news, il termine fake news è rimasto e al di là dell'inglese significa una cosa che conosciamo bene, insomma, significa balle, bufale, disinformazione, significa falsità. E ce ne sono di vari tipi, ci sono le semplici bugie, le menzogne per omissione, la distorsione di fatti reali per farle apparire diverse da quelli che sono, e all'estremo si arriva alle teorie cospirazioniste, che propongono una vera e propria realtà alternativa. Quindi ci può essere la credenza che la Terra sia piatta, la credenza che il 5G provochi il coronavirus, c'è QAnon, di cui non vi parlerò particolarmente, però se volete fare un po' di turismo digitale, diciamo, potete partire dalla pagina di Wikipedia, ed è molto sorprendente. Oppure c'è, ad esempio, la teoria della grande sostituzione, che è una teoria complottista secondo cui l'immigrazione, specie dai paesi musulmani in Europa, non sarebbe spontanea, ma sarebbe organizzata e mirata a sostituire demograficamente e culturalmente le popolazioni europee. Perché ve le cito? Perché in realtà le fake news e le teorie cospirazioniste, che sono il limite estremo delle fake news, causano dei danni reali. Si va da, ad esempio, vi ho riportato qui un articolo di Repubblica con degli assalti alle torrette, alle centraline del 5G in Gran Bretagna e agli operatori che lo stavano montando,
e si può arrivare anche a delle vere e proprie stragi come quella che è accaduta in Nuova Zelanda nel marzo 2019, guidato da un attentatore mosso in buona parte anche dalla teoria della grande sostituzione di cui vi ho appena parlato. Quindi, passiamo subito al lato un pochino pratico, diciamo, come proteggersi dalle fake news. Intanto, probabilmente avete visto alcuni termini inglesi legati al mondo delle fake news e andiamo subito a chiarificarli. Non facciamoci abbagliare dall'inglese perché in realtà sono termini e processi molto molto semplici. Un termine che probabilmente avete visto è fact-checking. Fact-checking significa semplicemente controllare i fatti. Mi viene detta una cosa, io non so se è vero o meno, quindi vado a controllare. L'altro termine che forse avete visto è debunking. Debunking è un termine composto da de, che significa rimuovere, e bunk, che significa fandonia. E il debunking cos'è? È un discorso con cui io smascolo le fake news. Quindi qual è il processo? Mi viene detta una cosa che io magari non conosco, allora, punto di vista diciamo neutro, io vado a controllare se è vero o no, faccio fact-checking. Se è vero, tutto bene. Se non è vero, io posso decidere di produrre un mio discorso, un mio articolo, un mio video, in cui smaschero la fake news che ho letto, che ho visto. E quello diventa debunking, quindi debunking è un discorso verso la fake news. Ci sono migliaia di liste, di consigli in giro per internet, spesso con gli stessi consigli ripetuti. Quindi qua vi ho fatto un riassunto dei consigli più comuni, più secondo me utili. Il primo consiglio è molto semplice, però è leggere oltre il titolo. Andare a leggere nel corpo della notizia, non fermarsi solo al titolo. Perché? Perché i titoli sono fatti per attirare l'attenzione e quindi tendono spesso ad essere sensazionalistici. Quando poi vado a leggere veramente il corpo della notizia, scopro che magari il fatto era molto più banale di quello che sembrava. Qua anche c'è un termine inglese che viene collegato a questo tipo di pratica che è clickbait, cioè esca per i click. E vi ho riportato un video che in realtà guarderemo più tardi, perché è molto interessante, ma il titolo è assolutamente clickbait. Dice, non crederete mai a cosa Obama dice in questo video, c'è anche una faccina che sorride. Spesso i clickbait hanno questo tipo, è successa una cosa fantastica, insomma, e non vanno effettivamente a descrivere quello che è fatto la notizia di cui si parla. Alcuni sostengono che sarebbe anche buona pratica, diciamo, non cliccare sul clickbait per non andare a ricompensare questo tipo di comportamento con la propria attenzione e non propria. Secondo e terzo consiglio, che in realtà vi ho messo insieme perché sono fortemente legati l'uno all'altro, è considerare il punto di vista della fonte che sto leggendo e nel dubbio consultare più fonti. Quindi nessuna fonte è completamente neutra e oggettiva. L'oggettività non esiste. Già il fatto che io metta una cosa in primo piano o in secondo piano, che la dico prima o che la dico dopo, che gli do più risalto o meno risalto, è impossibile dire qualcosa, fare informazione senza in qualche modo mettere il proprio punto di vista. Quindi quello che dobbiamo fare tutte le volte che leggiamo delle notizie è prendere in considerazione le posizioni dell'autore o della pubblicazione nel suo insieme e valutare se questo può influire sulla veridicità della notizia, su come la notizia è presentata. In particolare, visto, insomma, il tema delle fake news che è diventato sempre più popolare, sono emersi dei siti che dicono di fare fact-checking, dicono di essere neutrali, super partes, e vi invito a essere doppiamente scettici di questo tipo di siti. Scettici non significa non crederci, ma significa che l'asticella che devono superare per guadagnarsi la nostra fiducia deve essere ancora più alta del normale, perché si stanno arrogando una posizione particolarmente importante. Altro consiglio, controllare le fonti citate. Allora, a meno che una notizia non sia uno scoop originale, quindi io sono andato per esempio in strada, ho visto una cosa e ve la racconto, a meno che non ci sia una situazione del genere, la maggior parte delle fonti di informazioni affidabili a sua volta cita le proprie fonti. Se le fonti di questa notizia sono altri siti,
questi dovrebbero essere facilmente visitabili con un link, con un collegamento. Quindi vi invito ad andare a controllare queste fonti, perché ci sono alcune fake news che si danno un'area di importanza, citando svariati articoli, svariati studi, che in realtà dicono tutt'altro. Però loro contano sulla pigrizia dei lettori, che non andranno mai effettivamente a controllare le citazioni. A questo proposito, vi faccio notare questo sito, che si chiama archive.org, che è uno dei siti più importanti di internet dal punto di vista anche della salute di internet nel suo complesso, e offre tantissimi servizi, e uno di questi, forse il più famoso, è la Wayback Machine. La Wayback Machine cos'è? È un servizio che va periodicamente a visitare vari siti e ne fa una sorta di fotografia, una sorta di istantanea. E poi noi utenti cosa possiamo fare? Possiamo andare a consultare con una visione a calendario come questa, possiamo andare a consultare un sito per come era in un certo periodo di tempo. Ad esempio, io qua ho cercato, si vede in alto, ho cercato Corriere.it, Corriere della Sera, e potrei andare a vedere come appariva la prima pagina del Corriere della Sera l'11 gennaio 2020 a mezzogiorno. Questo è molto utile anche perché con questo strumento si possono andare anche a leggere pagine che magari sono state cancellate, sono state modificate in seguito. Con la Wayback Machine si possono andare a vedere effettivamente come erano in quel momento. Questo viene molto usato anche a livello accademico, perché la Wayback Machine viene ritenuta una fonte attendibile. E viene usata molto anche da chi scrive Wikipedia. E quindi a questo riguardo, spesso si parla di Wikipedia come una fonte pessima, perché si dice, beh, Wikipedia, chiunque può andare a scrivere quello che ci vuole, chissà cosa ci sarà scritto. In realtà questo è falso. Wikipedia, e ci sono studi che hanno analizzato Wikipedia per misurarne l'attendibilità, Wikipedia è un'ottima fonte ed è un ottimo punto di partenza per fare ricerca, perché è scritta con standard rigorosi, ogni affermazione deve essere sempre sostenuta da almeno una fonte, e le fonti sono tutte collegate, sono tutte citate in fondo alla pagina. E inoltre ogni pagina è controllata da numerosi utenti, anche quando si fa vandalismo, cioè quando si va a modificare una pagina scrivendo delle sciocchezze, il tempo di risposta è veramente minimo, di solito si tratta di qualche minuto, e le pagine più controverse sono di per sé protette, perché non tutti possono andare a modificare, ma solo alcuni utenti. Quindi Wikipedia a volte ha una cattiva reputazione, ma in realtà è un ottimo fonte. Facciamo un esempio, abbiamo parlato di alcuni di questi consigli, quindi facciamo un esempio pratico. Mi sono imbattuto nel fare ricerca per questo discorso, su questa notizia del giornale del 2016 che titola "Ecco il manuale che spiega ai migranti come fare sesso con le donne europee". Quindi questo articolo parla di un sito di educazione sessuale pubblicato dal governo tedesco. E prima cosa che ho fatto, non mi sono fermato al titolo, sono andato a leggere ovviamente anche il corpo della notizia, che però essenzialmente non si discostava più di tanto dal titolo. E il giornale in particolare qui contesta alcune cose, cioè che il sito sia disponibile non solo in tedesco ma anche nelle lingue più parlate dai migranti che vivono in Germania, che i disegni che sono presenti sul sito spesso rappresentano coppie con colore della pelle diverso. Quindi guardo questa notizia e mi sento un po', mi trovo in una posizione un po' di scetticismo, perché sembra troppo estrema per essere vero, e so, prendo in considerazione il punto di vista della fonte, so che il giornale si colloca su posizione anti-immigrazione. Quindi decido di fare fact-checking. Come faccio a fare fact-checking? Ne abbiamo già parlato. Posso andare a cercare la stessa notizia su altri siti. Quindi qui l'ho trovata su tre siti. Il primo sito si chiama Darling. In realtà io non lo conosco, non ne so niente, non so su che posizione si colloca. Potrebbe essere attendibile o meno, non so niente. L'ho trovato però anche su Wired, che è l'edizione italiana di un sito in lingua inglese, che di solito ha una buona reputazione. E poi il caso vuole che l'abbia trovata anche su Wikipedia, nella pagina bufala.
quindi capite già come andrà a finire. E inoltre posso andare ovviamente a visitare il sito stesso di cui si parla, che è questo qui, Zanzu. Mi faccio un giro e alla fine è difficile non concludere la stessa cosa che conclude l'articolo di Wikipedia, cioè in realtà si tratta di una bufala vera e propria, perché Zanzu non è altro che un manuale accessibile a tutti e le immagini interrazziali presenti nel sito sono esclusivamente a favore di una società multietnica e anche le traduzioni in varie lingue sono fatte per questo scopo, insomma, perché sia fruibile dal maggior numero di persone possibile, ma non c'è nessun tipo di, insomma, cospirazione o altre cose simili. Tra l'altro, appunto, l'articolo del giornale si colloca, sembra collocarsi, forse una coincidenza, anche all'interno del. Sembra richiamare la teoria cospirazionista della grande sostituzione di cui vi ho parlato prima. Andiamo avanti con i consigli. Quinto consiglio, controllare che l'indirizzo del sito sia corretto. Questo sembrerà una banalità, ma alcuni siti di fake news, di truffe o anche solo di satira, a volte si mascherano come dei siti reali e l'indirizzo, quello che troviamo nella parte in alto del nostro browser, Google Chrome, Firefox o altri, può essere molto simile a quello reale, ma con piccolissime differenze. Ad esempio, ci può essere una I invece di una L, una M invece di RN. Per farvi un esempio di un sito che non è di truffa, ma è di satira, questo sito si chiama Il Fatto Quotidiano, per fare una parodia del Fatto Quotidiano. Però magari può essere che qualcuno si sbagli e pensi di aver visitato uno mentre è nella pagina dell'altro. Collegato a questo punto ne abbiamo un altro, assicurarsi che quello che si sta leggendo non sia satira. Alcuni siti producono notizie, tra virgolette, false, con lo scopo non di ingannare, ma semplicemente di divertire. E a volte se si trova così, magari quando sei su Facebook, può essere difficile riconoscerlo a colpo d'occhio. Quindi qua vi ho riportato due notizie di Lercio, che è forse il più famoso sito di satira in Italia. Conte dice, ok, alle cene di Natale mi ha vietato sputare i canditi nel panettone. Mi è risultato anche abbastanza divertente. Prossimo consiglio, fare attenzione al non detto. Anche qua c'è un altro inglesismo, che è dog whistle. Cioè il fischio per i cani, sapete quei fischietti che vengono usati per richiamare i cani, ma gli esseri umani non li sentono? Noi in italiano diremmo chi ha orecchie per intendere, intenda. Sono tutte quelle tecniche per cui si cercano di creare associazioni mentali, si cerca di comunicare qualcosa senza dichiarare esplicitamente le proprie intenzioni. Quindi un dog whistle è abbastanza comune in realtà. È calcare sull'etnicità ebraica di qualcuno senza che questo sia pertinente al discorso. Quindi una persona qualsiasi che magari legge un articolo non ci fa neanche caso, ma una persona antisemita capisce quello che deve capire. Ecco. E un esempio particolarmente sorprendente è fare il segno dell'ok con le mani, quello fatto così. Questo nel 2019 è diventato un dog whistle e qui vi ho riportato un'immagine del terrorista che ha fatto la strage della Nuova Zelanda di cui vi parlavo prima, che è portato in tribunale e fa questo segno. Noi abbiamo il suo manifesto e quindi sappiamo perché lo fa. Lo fa essenzialmente per segnalare la sua appartenenza a un certo gruppo. Ovviamente la difficoltà del riconoscere i dog whistle è che sono cose che sembrano apparentemente normali, anzi vengono scelte proprio perché sono segni comuni, quindi magari anche la gente non ci crede, magari possono essere scambiati per una cosa assolutamente normale, ma in alcune situazioni dove è inusuale, è strano che qualcuno faccia quei gesti e dica quelle parole, ecco che assumono un significato ulteriore. Ovviamente queste cose si muovono a una velocità tale per cui quando arrivano sulla stampa più popolare, le persone che veramente li usano sono già andate avanti, li usano già altro linguaggio, quindi ormai questo è già in disuso, ecco. Però per fare un esempio. Ottavo consiglio, considerate i pregiudizi. A volte quello che si sta leggendo non è necessariamente una fake news, ma siamo noi con i nostri pregiudizi che vogliamo, diciamo, a tutti i costi che lo sia. Dovesse ammettere di essersi sbagliati può essere anche molto difficile e dover rivalutare una persona che si rispettava o al contrario dover dare ragione a una persona che si disprezzava può essere anche doloroso emotivamente. Qui penso ad esempio a scandali che
possono coinvolgere personaggi famosi di cui siamo dei fan o di cui non siamo dei fan, e lì i nostri pregiudizi possono andare a influenzare il nostro giudizio. Infine, un ultimo consiglio che vi riporto, che in realtà non ho trovato su molte liste, questo è più originale, diciamo, avere il coraggio di dire non lo so. Quindi, in tutta questa complessità, avere il coraggio di sospendere il giudizio fino a quando non si avranno informazioni più affidabili. E se ci troviamo in questa situazione, anche dovremmo non ripetere a nostra volta e non diffondere sui social media, non diffondere su WhatsApp o, insomma, con i nostri amici, le informazioni di cui non siamo ragionevolmente certi. Lo dico perché questo comportamento in realtà è esattamente l'opposto di quello che a volte i social media incoraggiano. Qui l'esempio più emblematico è Twitter, dove c'è un limite di caratteri e quindi viene favorito lo slogan semplice, lo slogan incisivo, senza dubbi, e non la riflessione sulla complessità. Infine, non si può non parlare di fake news senza essere un attimo a conoscenza di come la tecnologia interagisce con le fake news e di quanto sia facile creare un fake. Noi siamo abituati a pensare, ad esempio, alle prove audio, alle prove video, alla fotografia, come riproduzioni fedeli della realtà, e in cui è vero che magari si può fare un fotomontaggio, ma è quasi impossibile fare un fotomontaggio che non sia smascherabile e che comunque sarebbe molto 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 difficile. Ora questa cosa dobbiamo disimpararla, dobbiamo scordarcela, perché fare un falso è estremamente facile, estremamente veloce, a costo zero, senza tecniche di fotomontaggio. E ve lo mostro. Ve lo mostro per esempio andando sulla pagina di Napoleone su Wikipedia, perché mi sento un po' di avere molta autostima oggi, e quindi decido che la pagina di Napoleone su Wikipedia non è più la pagina di Napoleone, è la mia pagina, è la pagina di Alessandro Freduzzi. Io semplicemente, voilà. E poi anche qua c'è questo quadro che è il mio quadro, l'hanno fatto con me quando c'ero io. E questo è il quadro di Freduzzi primo, e voilà. Ci ho messo 2 secondi, però potrei lavorarci magari di più, potrei fare una foto a questa pagina e distribuirla sui social media. Vi sarà capitato spesso, magari su WhatsApp o su Facebook, di non avere la notizia vera e propria, ma di avere una foto della notizia. Ecco, io potrei fare una cosa del genere. Tra l'altro ci tengo a precisare che non sto facendo vandalismo su Wikipedia. Se andate su Wikipedia non la trovate, le mie modifiche, questa è una cosa che avviene totalmente in locale sul mio computer. Facciamo qualcosina in più. Vado su WhatsApp, questa è una conversazione con una mia amica, che mi dà tra l'altro il consenso a apparire su questa registrazione, ho chiesto. Lei è una gattara accanita, però io le rovinerò la sua reputazione di gattara, perché invece di mi piacciono i gatti tantissimo, scusate, devo riprendersi un attimo, ok, invece di mi piacciono i gatti tantissimo, io in realtà i gatti, scusate, ok, in realtà i gatti li odio, ecco qua. Anche qua potrei poi fare una foto, diciamo, a questa pagina e distribuirla sui social media. Ovviamente adesso sembra anche una sciocchezza, però immaginate se invece di parlare di gatti la incolpassi di qualche crimine, o dicessi delle cose che per lei sono molto sconvenienti. Magari potrei danneggiare la sua reputazione, magari potrei farle perdere il lavoro. È vero che si scopre che è un falso, se si scopre che l'ho fatto io, ne rispondo legalmente, ma intanto ha fatto dei danni anche seri. Magari ci saranno anche delle persone che credono al mio falso e non a quello che esce fuori dopo, insomma. Quindi adesso ci ho messo 2 secondi, però era per farvi vedere quali sono le potenzialità e le possibilità. Infine vi faccio vedere questo video molto breve di 1 minuto. Questo è un video, scusate la traduzione in italiano che è fatta da Google Translate, quindi non è proprio perfetta. Questo è un video che sembra di Obama, il video di cui vi parlavo, vi accennavo prima, che è un titolo che è clickbait. Però non è un vero video di Obama. Questo video non è stato fatto da Obama, questo video è stato fatto da un regista e comico statunitense che si chiama Jordan Peele, che forse avete visto alcuni dei suoi film horror.
è un video che lui ha realizzato con questa tecnologia che si chiama deepfake. E quindi con questa tecnologia lui fa dire a Obama quello che lui vuole. E il video, almeno a vista d'occhio, è praticamente è irriconoscibile. Il video è uguale a quello reale. È uguale a Obama, vero. Come funziona questa tecnologia? Funziona essenzialmente prendendo un video che è già esistente e sostituendo il volto con quello di un'altra persona. In questo caso sostituendo il volto di Jordan Peele con quello di Barack Obama. Quindi anche se il video non è ancora così accessibile come fare semplicemente un falso di una foto, ma ci stiamo arrivando, ecco. Stiamo arrivando a quel livello. La tecnologia di deepfake non è ancora stata usata per casi di alto profilo, ma lo sarà. È solo una questione di tempo, non è una questione di se, ma è una questione di quando. Perché è anche relativamente accessibile, appunto. Non è così facile come modificare Wikipedia, ma è abbastanza accessibile. Per ora la tecnologia di deepfake è stata usata soprattutto per produrre pornografia falsa, partendo da dei video già esistenti e sostituendo il volto degli attori e delle attrici originali con quelli di varie figure pubbliche e celebrità. Ok, siamo arrivati alla fine della prima parte, quindi se ci sono delle domande pertinenti su questa parte, io rispondo volentieri. Hai modificato proprio Wikipedia? No, non ho modificato proprio Wikipedia, ho modificato una cosa che era sul mio computer. Qua sembrerebbe un discorso un po' tecnico, però quando noi in realtà scarichiamo qualcosa da internet, anche quando noi lo vediamo sul browser, in realtà prima di per vederlo sul browser l'abbiamo scaricato, quindi io stavo modificando quello che era sul mio browser, su Firefox. Un'altra, non è una domanda, ma è un ringraziamento, quindi grazie mille, mi fa molto piacere che il webinar sia d'aiuto. Ah, mi dicono che l'audio è un po' di rimbombo, quindi ok, proverò a parlare più chiaramente nel microfono. Ok, altre domande? Non la sento molto bene. Purtroppo posso fare poco. Ok. Quindi direi che andiamo avanti, poi al massimo comunque se ci sono delle altre domande potete farle anche in coda alla presentazione e risponderò anche lì. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti parlando di perché il tema delle fake news. Perché oggi siamo qui a parlare di fake news. Le fake news, cioè le menzogne, le bugie, la disinformazione c'è sempre stata. Si mente, si dicono le bugie da quando esiste il linguaggio per farlo. Ma l'attenzione della fake news e l'apparente diffusione delle fake news è aumentata di pari passo con la diffusione di internet. Quindi perché? Perché è avvenuto questo cambiamento? In primo luogo ovviamente perché ci informiamo su internet. Ma internet stesso? A volte si pensa che internet sia stato sempre uguale a se stesso. In realtà internet è cambiato molto. E negli ultimi anni c'è stata una forte centralizzazione verso poche piattaforme. Penso a Google, penso a YouTube, penso a Facebook, penso a Amazon, penso a Twitter. Mentre inizialmente c'erano tante comunità anche sparse in giro geograficamente, ognuna indipendente dall'altra, adesso tutto passa da lì. E quindi, di conseguenza, se il successo su internet significava attrarre persone a visitare il proprio sito, adesso, oggi, il successo su internet significa avere follower sulla pagina di Facebook, avere follower sulla pagina di Twitter, avere iscritti su un canale YouTube, apparire sui tre primi risultati su Google. Quindi i contenuti non sono più nostri, sono di queste pagine, che tra l'altro ne possono fare quello che vogliono, incluso cancellarlo per qualunque motivo, perché sono compagnie private. Quindi, informazioni su internet oggi
L'informazione passa necessariamente per pochi nodi focali che controllano la visibilità e il flusso delle informazioni, penso appunto ai nomi che vi ho appena detto. E gli altri siti si trovano costretti a giocare secondo le loro regole, al punto tale che sono nate delle figure professionali completamente nuove. Ad esempio il social media manager. Il social media manager si assicura che un'azienda abbia una presenza attiva e positiva sui social media. Quindi il social media manager è una persona che semplicemente di lavoro va a creare contenuti su Facebook, su Twitter, su altri siti simili, per dare visibilità all'azienda su quei luoghi, perché sono quei luoghi che sono importanti. Oppure, non so se avete sentito parlare di SEO, Search Engine Optimization, cioè ottimizzazione per i motori di ricerca. Anche qui ci sono delle persone che di lavoro fanno solo questo, cioè prendono dei contenuti, i contenuti esistenti della vostra azienda, della vostra brand, della vostra compagnia, e li impacchettano in modo tale che siano più fruibili per i motori di ricerca, e il risultato finale è che il vostro sito dovrebbe risultare tra i primi in una ricerca su Google. Questo perché c'è anche un detto tra i programmatori che il miglior posto per nascondere le informazioni è la seconda pagina dei risultati di Google. Perché noi quando facciamo una ricerca leggiamo il primo, il secondo, il terzo risultato, magari leggiamo il quarto, ma anche lì già molte persone si sono fermate. Quasi nessuno va a vedere la seconda pagina dei risultati. E' è per questo che è così importante che il proprio sito sia tra i primi due, massimo tre risultati. Come fa Google e come fanno gli altri a ordinare i risultati? Con una cosa che si chiama algoritmo. Allora, l'algoritmo in informatica è semplicemente una serie di operazioni da compiere per risolvere un problema. Qual è il problema? Il problema, ad esempio, è che io scrivo gatto su Google e io quindi pongo una domanda a Google. Gli dico, fammi vedere le cose che hanno a che fare con i gatti. Cosa deve fare Google? Google deve considerare, prendere in considerazione tutti i contenuti su internet che sono a conoscenza di Google. Poi deve escludere tutto ciò che non ha a che fare con i gatti e poi deve ordinare quello che rimane e me lo deve presentare. Quindi in qualche modo ci sarà un articolo che sarà il primo risultato, un articolo che sarà il secondo e così via. Secondo quali criteri include o esclude delle cose e secondo quali criteri le ordina è una domanda estremamente importante e delicata, perché se io invece di cercare gatto cerco 5G, se io cercassi 5G, Google cosa deve farmi vedere? Deve farmi vedere i modelli di telefoni che supportano il 5G, una spiegazione teorica di che cosa sia il 5G, un articolo che sostiene che il 5G faccia male alla salute, un articolo che sostiene che il 5G sia innocuo per la salute, un video della Huawei che mi spiega che il 5G è il futuro e dovremmo avercelo tutti il più presto possibile. Quindi, insomma, come Google sceglie di ordinare i propri risultati è una questione estremamente importante che ha conseguenze molto pesanti. E ovviamente c'è l'algoritmo di Google, c'è l'algoritmo di Amazon, per esempio, che vi fa vedere altri prodotti che potreste acquistare, c'è l'algoritmo di Facebook che vi mette in primo piano alcune cose e vi nasconde altre cose magari più in basso, c'è l'algoritmo di YouTube che vi consiglia degli altri video da vedere sulla destra, per fare degli esempi. Nessuno conosce il funzionamento preciso di questi algoritmi e se si venisse a sapere sarebbe un disastro per le aziende esposte. Questi algoritmi sono in qualche modo la ricetta segreta di queste aziende. E se si venisse a sapere come funzionano nel dettaglio, questo sarebbe manipolabile per gli scopi di ognuno e gli strumenti perderebbero di efficacia. Però ovviamente in generale sappiamo che l'algoritmo è creato per il beneficio dell'azienda. E qual è il beneficio dell'azienda? Massimizzare i profitti facendovi rimanere sulla loro piattaforma. Il beneficio di Facebook è che voi rimaniate il più tempo possibile su Facebook, così Facebook vi fa vedere altra pubblicità. Essenzialmente gli algoritmi alla fine sono fatti per questo. L'algoritmo di YouTube è fatto così da spingervi a guardare un altro video, un altro video, un altro video, e ogni volta vi mostrerà della pubblicità e quindi farà più profitto.
Ma allora, se vi vengono proposti due video, uno un video sul coronavirus di un medico un po' pacato, anche un po' noioso, che parla molto piano e spiega come il coronavirus agisce e quali sono i comportamenti da mantenere per ridurre i contagi. Dall'altra parte avremo un video di un personaggio un po' strano, un po' esaltato, anche un po' buffo, che vi racconta che il coronavirus è un'invenzione della stampa ed è uno strumento per limitare la nostra libertà. Quale sarà secondo voi il video più cliccato? Qua vale la pena non essere moralisti, perché la verità del messaggio ha molto meno peso di quanto ci piacerebbe pensare. Molto spesso il valore come intrattenimento è molto molto più forte. E quindi noi, anche se guardiamo il video per deriderlo, anche se lasciamo un commento di scherno, intanto stiamo guardando quel video. E quali informazioni arrivano all'algoritmo di YouTube? L'algoritmo di YouTube vede che abbiamo guardato il video, abbiamo lasciato un commento, siamo stati disposti a guardare 10 secondi di pubblicità pur di guardarci quel video. Quindi per l'algoritmo quel video è un video di successo e quel video verrà proposto ancora più spesso in futuro, perché vede che le persone lo guardano con interesse e interagiscono con interesse. Qua c'è un termine tecnico di marketing che viene usato per misurare questo tipo di cose, che è engagement, e significa grosso modo coinvolgimento. A onore del vero, su alcuni temi, su alcuni argomenti c'è stata più attenzione, soprattutto in tempi più recenti. Quindi, ad esempio, sul Covid, l'algoritmo è stato ricalibrato manualmente per favorire alcune fonti piuttosto che altre. Quando è che di solito si muovono i grandi colossi di internet in questo senso? Quando non muoversi provocherebbe degli incidenti di immagine, oppure per non violare alcune leggi, alcune regole, anche se sappiamo benissimo, leggendo i giornali e vedendo che ogni mese c'è una nuova multa a Google o a Facebook o a chi per loro, che a volte c'è una decisione di prendono la decisione di infrangere le regole e rischiare di pagare la multa nel caso verranno beccati. Perché è più conveniente così. Quindi, quello che dobbiamo tenere in mente è che Google e Facebook sono Google, Facebook e gli altri colossi di internet, anche Twitter e così via, sono principalmente aziende di pubblicità. Loro vivono con la pubblicità. Pubblicità di alto valore perché è mirata e personalizzata come mai era possibile prima d'ora. E per personalizzarla c'è un'enorme raccolta di dati, al punto che alcuni studiosi hanno definito il periodo in cui viviamo surveillance capitalism, cioè capitalismo di sorveglianza, proprio a causa di questa enorme raccolta di dati. E c'è un altro detto tra i programmatori che è: se un servizio è gratuito, con ogni probabilità il prodotto sei tu. Se Facebook è gratuito, è perché il prodotto sei tu, a cui viene mostrata della pubblicità. Quindi abbiamo detto che l'algoritmo non può prescindere anche dalla personalizzazione dei contenuti. La pubblicità deve essere mirata a ogni persona, perché ogni persona, banalmente, è diversa. Una volta, all'inizio di queste tecnologie, i risultati di Google erano uguali per tutti e i social media come Facebook e Twitter ordinavano le informazioni puramente in ordine cronologico, che aveva anche senso dal punto di vista della presentazione delle informazioni, ma erano metodi inefficienti per quanto riguarda la massimizzazione dell'engagement, quindi il farvi rimanere sulla piattaforma, il farvi interagire con la piattaforma. Quindi oggi i contenuti sono quasi sempre altamente personalizzati. Qua vi riporto questa sorta di leggenda, perché al di là che sia... è diventato un caso famoso, e al di là che sia vero o falso, il fenomeno che descrive è reale. Quindi, questa leggenda del 2011, in cui due donne cercano su Google la parola BP. BP sta per British Petroleum, che è una delle compagnie petrolifere più importanti al mondo. Queste due donne sono anche simili per età, per estrazione socio-economica. A una delle due donne vengono proposte informazioni riguardanti lo sversamento di petrolio che era avvenuto un anno prima e che aveva coinvolto una piattaforma proprio della British Petroleum. All'altra donna di questo disastro, tra i primi risultati, non c'è traccia. All'altra donna vengono proposte informazioni finanziarie nel caso lei sia interessata a investire in una compagnia. Questo per dire che cosa?
dire che la personalizzazione dei contenuti al suo estremo ci porta a vivere in una bolla, da cui il termine inglese è filter bubble, bolla del filtraggio, ma in italiano non rende tanto. Comunque, i filtri ci portano a vivere in una bolla in cui la nostra realtà può anche non avere niente in comune con quella di qualcun altro. Questo fenomeno c'è sempre stato, perché anche prima magari andavamo a leggere il quotidiano che più rispecchiava le nostre idee o il programma TV che più si allineava con quello che già pensavamo. Ma con internet questa cosa è esacerbata, perché non sono più io che scelgo di guardare un programma piuttosto che l'altro o di leggere un quotidiano piuttosto che l'altro, ma io ricevo delle informazioni già filtrate. Io non scelgo più, mi vengono già proposte così. Questo fa leva su un meccanismo psicologico che si chiama confirmation bias, cioè bias di conferma, per cui noi tendiamo a cercare le informazioni che già confermano quello che pensiamo e tendiamo a allontanarci un attimo dalle informazioni che invece contraddicono i nostri pregiudizi. Questo perché cambiare idea può avere anche un alto costo, sia dal punto di vista psicologico che sociale, e perché per noi è piacevole vedere una notizia e dire: ah, io l'avevo detto, io lo sapevo già, io l'avevo già capito, vedi che l'avevo detto? Ecco. E le grandi piattaforme sono incentivate, di conseguenza, a rimandarci quello che già pensiamo, a riflettere le nostre convinzioni, altrimenti rischiano di perderci, altrimenti rischiano che noi ci spazientiamo e andiamo da qualche altra parte. Per concludere, vi confesserò una cosa che forse vi stupirà un pochino. I consigli individuali che ho dato in apertura non mi soddisfano del tutto. Non perché siano dei cattivi consigli, io credo che siano degli ottimi consigli e non ne saprei dare dei migliori, ma perché intanto c'è un problema di fattibilità. Il flusso di informazioni che di ogni giorno è davvero enorme, e il fact-checking richiede tempo, energie e a volte anche delle conoscenze specifiche, per cui è impossibile fare fact-checking anche di una parte minima di quello di cui siamo bombardati tutti i giorni. Quindi è necessario in qualche modo, è necessario a qualche livello fidarsi e delegare il compito ad altri, almeno in parte. Ma la critica più pesante che ho da fare all'approccio è proprio all'approccio di dare consigli individuali. Cioè, io sono convinto che la struttura degli spazi online e gli incentivi da cui vengono spinte queste piattaforme creano uno spazio fertile per le fake news. E l'educazione individuale non è adeguata a contrastare queste dinamiche, anche perché non sono convinto che chi casca nelle fake news ci caschi necessariamente per mancanza di educazione. Sicuramente capiterà, ma non sono convinto di quanto sia diffusa questa cosa. Il problema è che Google, Facebook, Twitter e le altre sono compagnie private che hanno un controllo, un'influenza spropositata sull'informazione pubblica e quindi sulla salute anche del tessuto sociale che vive di informazione pubblica. Inoltre sono monopoli di fatto, cioè anche se non sono monopoli, come dire, non c'è nessun altro oltre a Facebook, non c'è nessun altro oltre a Google. Ci sono delle altre piattaforme, ma la loro distribuzione nel mercato è minima. Quindi, quali sono le alternative? Alternative sono, ci sono alternative tecnologiche di cui sono meno convinto, proprio perché le altre piattaforme hanno un monopolio di fatto, però io le uso e ve le cito ugualmente. In particolare c'è un sito che si chiama Privacy Tools, che, come dice il nome, si focalizza per lo più sulla protezione della privacy, ma parla anche di tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato ora. Questo sito per ogni grande piattaforma, servizio, sistema operativo propone delle alternative che sono migliori dal punto di vista della protezione dell'individuo, migliori dal punto di vista anche dell'open source, cioè che si sa esattamente come funzionano, perché possiamo andare a leggere il codice che hanno scritto i programmatori per far funzionare quella piattaforma. In particolare vi segnalo una piattaforma che si chiama DuckDuckGo, un sito che si chiama DuckDuckGo, che è un'alternativa a Google e che, ad esempio, oltre a proteggere la privacy, molto più di Google, evita il problema della filter bubble, perché i risultati di DuckDuckGo non sono personalizzati.
Oltre alle alternative tecnologiche ci sono anche quelle di tipo legale. Questo è un ambito in continua evoluzione, molto vivace, con molte proposte, molti dibattiti, quindi non è un discorso chiuso, ma è un discorso in evoluzione. Comunque, alcuni studiosi ritengono che, vista l'importanza delle piattaforme come Facebook e Google per il tessuto sociale, che si debba adottare un modello simile a quello di servizi pubblici come l'acqua, come il gas, quindi una regolamentazione molto molto forte, molto molto esigente. Alcune arrivano addirittura a ipotizzare una proprietà pubblica, una proprietà collettiva di queste piattaforme, che non significa necessariamente statale, ma semplicemente in mano ad organizzazioni indipendenti, insomma, ci sono vari modelli, varie proposte. Non conosco nessuno che abbia, insomma, le risposte a tutte, la soluzione perfetta, però credo che sia più giusto muoversi in questo tipo di direzione per contrastare anche il fenomeno del fake news. Ok, vi ringrazio per l'attenzione, sono a vostra disposizione se ci sono domande, dubbi, curiosità, qualsiasi cosa, se so rispondere, rispondo molto volentieri.